C'è posta per te. Caos in studio. Maria De Filippi deve intervenire. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nella terza puntata di C'è posta per te, condotta da Maria De Filippi il 27 febbraio, la serata è stata caratterizzata da emozioni e scontri. Durante un momento particolare, un ospite ha reagito in modo brusco al pubblico, suscitando polemiche. La protagonista della puntata è stata Martina, che ha scritto a Maria De Filippi per cercare di riconciliarsi con suo padre Domenico, non visto dal gennaio 2020 a causa di un litigio del 2019. Martina ha condiviso la sua storia di separazione dei genitori e la crescita con le nonne materna e paterna. Il litigio del 2019, causato da parole forti di Martina durante un litigio con la compagna del padre, aveva interrotto i contatti. In lacrime, Martina ha chiesto scusa al padre, desiderando un ristabilimento del legame familiare. La discussione è stata intensa, con Maria De Filippi che ha sottolineato le responsabilità di Domenico nel carattere ribelle di Martina. Il pubblico ha reagito con applausi controversi durante la discussione animata. Maria ha menzionato le parole forti di Martina durante il litigio, cercando di contestualizzarle. Dopo una lunga indecisione, Domenico ha aperto la busta, spiegando la sua difficoltà ad esprimere sentimenti. La puntata si è conclusa con abbracci commossi e speranza per il futuro familiare, ringraziando Maria De Filippi per la mediazione del conflitto. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, a presto con un nuovo video.